scopre ogni giorno sempre qualcosa di nuovo in tema di malattie infiammatorie croniche intestinali. Si scopre riguardo all'aumento del numero di malati, cioè l'epidemiologia fa vedere che c'è un'incidenza, di conseguenza una prevalenza di malattie in aumento. Si scopre che circa il 20% di queste malattie esordisce in età pediatrica. Si sta scoprendo come meccanismi legati probabilmente a ciò che mangiamo e la modificazione che determinano a livello del microbiota intestinale possano, in chi è predisposto, scatenare l'infiammazione che poi genera le ulcere e quindi l'esordio di malattia. Si sta scoprendo come raffinare sempre di più le tecniche diagnostiche per poter permettere diagnosi sempre più precoci e si sta scoprendo come, applicando in tempo reale certi tipi di nuovi farmaci, si possa in un certo buon numero di pazienti anche rallentare la progressione di queste patologie. E laddove è necessario ancora oggi l'intervento chirurgico, si è scoperto che le tecniche chirurgiche più d'avanguardia possono permettere un'invasività minima e una qualità di vita ottimale per i pazienti che ne necessitano. Insomma, nel campo delle malattie infiammatorie cronico-intestinali c'è una scoperta continua. Cosa ci aspetta nel 2020? Innanzitutto mi auguro che le scoperte continuino, ma soprattutto anche che ciò che si scopre si possa applicare nel quotidiano per migliorare la gestione e gli standard dei pazienti che sono affetti o da malattia di Crohn o da colite ulcerosa. Microbiota, vantaggi e anche quali opzioni possibili relativamente al paziente? Chi è che se ne potrebbe giovare? In cosa consiste? In questo momento lo studio del microbiota si rivolge sia a pazienti con colite ulcerosa che con malattia di Crohn, perché è stato osservato che in entrambi i tipi di malattie il microbiota è alterato, per cui un ripristino delle condizioni di equilibrio della flora intestinale può essere sicuramente un approccio terapeutico in entrambi i tipi di malattie, ovviamente con approcci diversi che possono essere l'utilizzo di prebiotici, di probiotici, di postbiotici, oppure in alcuni casi, come è stato visto per la colite ulcerosa, il trapianto di microbiota fecale. I farmaci biotecnologici sono diventati effettivamente una portante della terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali e talora noi esperti di queste malattie ci chiediamo come potessimo fare prima, quando questi farmaci non erano disponibili, di fatto a gestire pazienti particolarmente complessi. Con questi farmaci in effetti abbiamo la possibilità di ottenere delle risposte terapeutiche molto significative anche in casi particolarmente complessi. Ovviamente non sono farmaci che guariscono la malattia, ma che ci aiutano in maniera significativa a tenerla sotto controllo anche in maniera persistente. Con l'aumento dei farmaci a disposizione nelle malattie infiammatorie croniche intestinali si presume che le performance terapeutiche, cliniche e mediche della terapia dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali aumenteranno. Abbiamo però a disposizione una serie di strategie di nuova generazione per il miglioramento della performance terapeutica e in particolare sono due i meccanismi che vengono al momento reputati molto promettenti, uno dei quali è la terapia personalizzata, cioè l'identificazione di gruppi di pazienti che possono rispondere meglio di altri a una determinata strategia terapeutica, e la seconda è la combinazione di farmaci, e in particolare esistono già una serie di evidenze che suggeriscono come combinare più farmaci biologici in futuro possa aumentare di molto le performance della terapia medica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. Nuovi farmaci sono sicuramente in arrivo per la terapia sia della malattia di Crohn che della colite ulcerosa. Di prossimissima introduzione sarà una classe di farmaci, un farmaco appartenente alla classe di farmaci degli inibitori del JAK chinasi. È un farmaco nuovo per meccanismo d'azione, è un farmaco che agisce su diversi pathway proinfiammatori allo stesso tempo, quindi sicuramente una nuova strategia che potrà risolvere molti di quei casi di pazienti refrattari a terapie standard o anche a terapie biologiche attualmente in utilizzo. We'll be right back.
contribuito negli anni passati a sviluppare molto il ruolo dell'endoscopia nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. C'è stato un progetto molto ambizioso, molto prolungato, che ha dato degli ottimi frutti, Gbidendo, e ha dimostrato che per parlare la stessa lingua bisogna trovarsi attorno a un tavolo, bisogna fare dei corsi, bisogna fare una conoscenza comune. Oggi abbiamo avuto un corso, abbiamo sviluppato un corso in cui abbiamo visto dove siamo oggi, dove vogliamo andare domani con l'endoscopia, quanto è importante parlare la stessa lingua, quanto è importante usare degli score endoscopici riproducibili per misurare l'attività di malattia non solo clinicamente ma anche dal punto di vista endoscopico. Quest'anno al congresso IGBD abbiamo presentato il progetto Standards of Care, promosso dalla European Crohn's Colitis Organization. È un progetto che ha visto coinvolti gastroenterologi, pazienti, infermieri ed altri specialisti. Questo progetto vuole dare ai clinici la possibilità di avere degli statement di qualità per costruire un'unità IBD e per dare uno standard minimo di qualità nella cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Il progetto prevede dei domini, quindi come è strutturata l'unità IBD, quali sono i processi necessari, minimi necessari per i pazienti e anche degli outcome di qualità delle cure nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. È un progetto che verrà successivamente applicato all'Italia e adattato anche ai nostri pazienti.